Ciao a tutti amici di Player Inside 2, bentornati a una nuova puntata scoppiettante di maestri di Photoshop. Se tu hai una macchina? Sì. Però non ce l'hai in realtà. No, se tu hai una macchina ma non ce l'hai. La vorresti? È il modo ideale per averla. Sì. Tu tra l'altro piedi nudi. Ma poi tra l'altro, voglio dire, a sto punto mettiti tu accanto a una Ferrari, no sta cagata di che è una Honda, che ma ti posso dire una cosa, perché scontornare? No, scontornare è troppo mainstream. Non si usa. L'ha messa così, questa è la mia macchina. Molto bene. Questa ragazza si è photoshoppato quel bel imbusto accanto. Sì, è questo. Sì, sì. Ok, ecco, qui perché? Lui aveva questo sogno di ballare con queste. E sì, quindi ha detto: io voglio esserci. Per realizzare il sogno. Realizzare il sogno di essere un fabulous. Ma la cosa bella è che ha messo proprio la stessa posa. Ma neanche, c'è proprio un cesso. Ragazzi, questo è il genio totale. Questo è il genio totale! No, questo è il genio totale! Le scarpe! I stivali disegnati da caccia. No, sono i calzettoni da caccia. Cristo, cosa? Ragazzi, ha vinto tutto. Oh, questa ragazza si è voluta photoshoppare con chi è Justin Bieber. Okay. Guarda come l'ha fatto bene. Io ho dormito con Justin Bieber. Sembra proprio come. Sì. Ma poi tra l'altro c'è uno sfondo di un video di YouTube. Cos'è? Uno sfondo viola. Che cos'è quella cosa? Guardi al background che mettono tutti i gameplayer, anche noi ogni tanto, sì. È credibile questo. Lo scontornamento, questa cosa sopravvalutata. No, ma l'hanno scontornate. Però mancano le gambe. Ma no, le gambe alle donne servono? Fino a. Basta che arrivino metà. In che senso? Perché sennò poi il supporto non. Perché? Cioè, qualcosa si deve tenere. Che cosa? No, ma tra l'altro qua sotto si vede un piede. Da dove c'è un altro dietro che è seduto sulla ringhiera? Ma pure a sinistra in realtà c'è un altro. Che le hanno sostituite. Hanno detto: non ci piacete voi. Secondo me è muscoloso veramente. Sì, ma guarda quello sinistro. Soprattutto come si è, cioè, ragazzi, no, pure qua nel collo. Questa è una malattia grave, sì. Anche questo è credibile. Ah, però. Però guarda, vedi che è stato bravo in un certo qual senso. Che così si è detto: quello che ci entra. Poi aveva calcolato che lei fosse più grande, più grossa. Ma perché pensi che magari è stata lei a photoshopparsi? Sì, sì, sì. Ecco, qui vediamo Sasha Grey con suo nuovo fidanzato. Sì, in una zona malfamata. Aspetta, però. Secondo me può essere. Perché? Perché quelle sono realmente chiavi o. C'è qualcosa che non va nel termosifone dietro. Sì. No, è in questo stato dove vive lui, hanno i termosifoni così. Ah, ecco. Sì, e praticamente fanno pure sciogliere i muscoli, li fanno elevare verso aumentare. L'alto. Sì, sì, e qui abbiamo lui ha vinto. Lui è talmente maestro. Ritiro il premio a quello di prima e lo do a lui. Perché si è photoshoppato due volte nella stessa foto, poi una è spiaccicata sullo schermo, sul vetro e nella. Però ha la gamba appoggiata, guarda che ganzo. Dai! Un altro genio. Sì. Che, ecco, questo ha preso questa macchina, lui sì. Si poggia, vedi che è realistico, sì, lui si poggia, non fa alcuna ombra. Io mi sono comprato queste nuove scarpe, non ci credete, guardate la foto, guardate, è la prova inconfutabile. È proprio così, guarda la stessa luce del resto della foto. Ma perché farsi la foto al cesso? Ah no, non è al cesso. Attenzione. No, lui è tremendo, è Tag Life ragazzi. Lui ha un po' troppo scontornato, le mancano parti di testa, però vabbè. Meglio, è più magra. Però lui è tipo così. Ah, però hai visto quando fanno le furbe le donne? Attenzione. Che si photoshoppano con dei begli uomini così. Sì, belli. Con la casetta. No, bellissima. Ragazzi, la carta da parati e la tenda sono fantastiche. Chi ha scelto la carta da parati per te? È la cosa più mostruosa che ci sia in questa foto, non il Photoshop che hai fatto. Quella è più credibile, guarda. No, fatta apposta. Il ragazzo non è potuto andare al raduno. Quindi ci è andato, ha messo una foto tessera. No. E quindi non c'era il sotto e lo ha disegnato. Quella è credibile, è la bicicletta che è notevole. E io me ne vado in vacanza alle Maldive. Sì, io sono stato lì in vacanza. Guardate, la prova inconfrontabile. Questo è proprio oltre le macchine pure. Però le ragazze si stanno indicando il pisello piccolo. No, secondo me lo stanno prendendo in giro, cretino. Ma il pisello piccolo. Perché le ragazze hanno la voce di bimbo minchia? Andiamo avanti. Questo è stato in vacanza in Egitto. Come vedi, è diventato un tutt'uno. Sì. Con la piramide. Io c'ero in Egitto e guardate che foto mi ho fatto fare. Abbiamo un angelo, ragazzi. Sì, anche lui sta cagando. E dice: vai, scattora! Ah, ok, adesso mi metto le ali, che poi pure le ali sono in realtà moltiplicate. È la stessa. È vero. Per la serie non ci stai neanche provando. Benissimo, ragazzi, se vi è piaciuta questa puntata lasciateci un like, noi ne faremo altre. E noi vi salutiamo, vi lasciamo alla prossima.